Ciao amici da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate rispetto a ciò che dico di questo video. È troppa Atalanta per il Milan visto questa sera, l'Atalanta espugna San Siro nettamente, non c'è stata, si può dire, partita. Il Milan oggi è stato scarico, si può dire, come la partita contro il Genoa, ma ovviamente l'avversario è di altra caratura, altra qualità, che difficilmente quando incontri una giornata storta come questa sera il Milan ne esci salvo, perché è un'Atalanta che, come tutte le partite fa, i primi 10-15 minuti l'approccia un po' diversamente, lascia un paio di un'occasione, un paio di iniziative interessanti tra Leao e Ibrahimovic, poi il Milan secondo me si scioglie, non si capisce il motivo, perché oggi ha recuperato anche Hernandez. Comunque ha fatto entrare Rebic, comunque pian piano stanno rientrando quelli che avevo fuori. Posso anche dire che le assenze ci sono pesanti. Kalulu si è visto sul gol di Romero, cuore bianco-nero, diciamo così, a battuta. L'intervento che ha fatto su Romero è assurdo secondo me, perché un difensore non si può far saltare in quel modo. È vero anche che lui parte sempre come difensore esterno, viene messo all'occorrenza a difensore centrale, ma credo anche che forse per non far giocare Kjaer e Musacchi un po' lenti, un po', diciamo, datati, ha voluto mettere un po' di freschezza, perché ora che Kalulu sia più bravo difensore, come difensore centrale di Musacchio, questo sarà tutto da dimostrare. Detto ciò, il Milan poi ha fatto ben poco, ha creato un'occasione con Ibra, primo tempo, verso fine primo tempo, su quel cross che Atebur l'ha ciccata e Ibra non è riuscito a chiuderla. Un tiro di Mandzukic quando è entrato già abbastanza col piglio giusto, non può stare ovviamente in forma, e poi basta. Il rigore c'era, come sono stati tutti quelli del Milan, ma purtroppo che si sì, ha voluto prendere posizione o meno, gli ha dato la manata, gli ha dato mezza bracciata, comunque è uscito anche il sangue, perciò secondo me quello era rigore, ma a prescindere da questo, come non incideva sul Milan le vittorie, non ha inciso l'arbitro oggi sulla vittoria dell'Atalanta, che l'Atalanta anche il secondo tempo con Udinese e Genoa poteva portare le partite a casa. L'Atalanta sta prendendo il ritmo. A me l'Atalanta oggi l'unico che non mi è piaciuto è stato Pessina, che ovviamente stiamo parlando di altra qualità rispetto a Gomez, ti dà più equilibrio, ma la qualità ovviamente è indiscutibile, è superiore a quella dell'argentino. Ma il Milan oggi mi ha dispiaciuto, io l'ho visto tutte le partite e ripeto, tranne quella col Genoa, oggi l'ho visto un po' spento, troppi errori tecnici, anche Calabria oggi troppi errori tecnici, Meite, io ogni tanto dico all'allenatore di cambiare anche sistema. Meite trequartista che soltanto per girarsi quando va a prendere palla di spalla alla porta ci mette troppo tempo, a questo punto facevi iniziare subito Ibrahim Diaz. E aggiungo che dopo Dybala la Juve, Lautaro Martinez all'Inter, non poteva che mancare un altro cascatore in una big, perciò Ibrahim Diaz per quanto riguarda il Milan. Però il Milan ci sta, è la seconda sconfitta, che poi è la seconda sconfitta con Juve e Atalanta, cioè non è che ha fatto sconfitte assurde contro squadre troppo inferiori. Secondo me, a partire dall'inizio campionato, per me Juve e Atalanta sono superiori al Milan, perciò si può dire che ora è coerenza, diciamo, le sconfitte del Milan, ma sta facendo benissimo perché mantiene la testa della classifica, perché l'Inter ha pareggiato a Udine, a reti bianche, almeno sto facendo il video che manco minuto, in teoria dovrebbe essere finito. L'Atalanta che dire, un'Atalanta che è strabordante, quando comincia ad andare anche negli spazi, quando comincia ad andare in vantaggio non si ferma mai, è un Ilic superlativo, i due centrocampisti De Roon e Freuler qualcosa di eccezionale. Atebur meno bene, Gosens una partita normale. L'Atalanta non è stata come al solito, ma è stata più squadra, più coerente in campo, più compatta. Ha fatto male al Milan quando poteva e quando ha potuto. Ha fatto tre gol, ha preso un palo, ha guardato un gol davanti alla porta e Ilicic quell'azione non si sa perché non abbia tirato in porta, ancora non lo so. Ma il campionato comincia ad essere più pressato lì in alto in classifica, sperando che la Juve domani possa approfittare di questo, chiamiamolo, passo passo del Milan, visto che era in testa, ma con l'Atalanta ci può stare assolutamente, niente drammi, le partite sono ancora tante, il Milan sta recuperando tutti gli infortunati, il Milan finora ha fatto un percorso netto, è campione d'inverno, è vero che conta fino a un certo punto, però è un giusto dato da dare. Ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, ciao!